Gestapo è un'organizzazione piena di contraddizioni. Sembra onnisciente, eppure la sua attività di intelligence non sempre ha successo. I suoi capi sono alcuni tra i più spietati e noti gerarchi nazisti. Ma il vero artefice del suo successo resta nell'ombra. Pochi conoscono il genio spietato che ne è a capo, persino all'apice della sua crudele tirannia. E anche se per più di mezzo secolo il nome della Gestapo evoca un fascino sinistro, la sua attività resta oscura ai più. Eppure esistono delle prove, delle testimonianze che vengono dal cuore di questa macchina del terrore. Doppiogiochisti e spie della resistenza aggiungono le loro voci a quelle delle vittime del regime. Oggi molti sono scomparsi, ma le loro parole, che hanno ispirato le nostre ricostruzioni filmate, sopravvivono tuttora. Mi sono infiltrata nella Gestapo come assistente non stipendiata del tenente Franz Buehler, che in realtà era un agente inglese. Da allora ho vissuto sempre con la paura di essere scoperta e di dover subire le torture, la morte orribile che l'organizzazione riservava agli agenti segreti catturati. Gestapo. Ovunque questa parola riveste uno speciale significato. Quanto sangue, quanta sofferenza, quanto dolore, ma soprattutto quanta crudeltà è legata a quel nome. La Gestapo ci ha lasciato un'altra testimonianza. Un meticoloso apparato burocratico. Nei magazzini abbandonati dal Reich, migliaia di schedari raccontano le vite delle persone finite nelle mani dell'organizzazione. Molte non sono sopravvissute. Ma alcune sono ancora vive. Milo Dor viene arrestato nel 1942, a 19 anni. Viene interrogato, torturato e ridotto in fin di vita. Tutto questo è documentato con scrupolo nel suo dossier. Gestapo 4C, numero romano 4C, per attività sovversiva. Mio Dio. È la prima volta che vede la sua foto? È la prima volta che vedo l'originale. Mi rattrista profondamente rivedere queste cose. Mi ricorda un periodo terribile. Il nome Gestapo rievoca l'orrore della polizia segreta nazista. In realtà è una rete di servizi di sicurezza tutti altrettanto spietati. La sua immagine è quella di una macchina di implacabile efficienza. I suoi agenti hanno fama di nascondersi dappertutto. Ma si tratta di una piccola organizzazione che nel 1941, con appena 8.000 effettivi, controlla oltre 70 milioni di persone. L'archetipo del funzionario della Gestapo è un losco figuro avvolto in un cappotto di pelle nera. In realtà molti sono soltanto burocrati senza volto. Ma allora com'è riuscita a mantenere un controllo totale su una popolazione enorme e in crescita costante? E cosa forse ancora più importante, com'è riuscita a colpirne l'immaginazione? Le risposte vanno cercate nella complessa storia dell'ascesa al potere di Adolf Hitler. La Gestapo non sorge all'improvviso dal nulla. La sua crescita è graduale e i suoi progressi sono legati alle ambizioni e alle rivalità dei suoi creatori. Solo il suo obiettivo è rimasto sempre lo stesso: il controllo totale sulla società. Le sue radici affondano nelle inquietudini del primo dopoguerra. La Germania è stata umiliata dagli alleati. È costretta a pagare pesanti riparazioni di guerra e ha perso tutta la sua potenza. Il paese rischia la totale anarchia. Il governo osserva, senza riuscire a fare nulla, gli scontri tra comunisti e fascisti. La polizia prussiana appare impotente. In questo caos, Hitler promette di restituire al paese ordine, sicurezza e dignità. Un nuovo inizio. La Germania accetta la sua offerta con sollievo. Le elezioni premiano il Partito Nazionalsocialista e nel gennaio 1933 Hitler diventa cancelliere.
Naturalmente i tedeschi erano molto preoccupati della burrascosa situazione politica. Erano stanchi di questi continui scontri tra i nazisti e i loro oppositori comunisti e socialdemocratici. Dunque è corretto dire che la gente voleva un partito o un governo che ristabilisse l'ordine per le strade. Per ironia della sorte, il partito che sosteneva di poterlo garantire era proprio quello nazista. Hitler non perde tempo a rafforzare la sua posizione. Il popolo invoca sicurezza e ottiene rigore. Le ambizioni del leader richiedono un potere assoluto, che però ancora non detiene. Per ottenerlo, deve soffocare l'opposizione ancora combattiva. Il suo primo strumento è rozzo ma efficace: le SA, o squadre d'assalto. Comandate dal brutale Ernst Röhm, le SA sono state i più leali sostenitori di Hitler nella sua ascesa al potere. L'organizzazione paramilitare, nota anche col nome di Camicie Brune, sguazza nel clima violento che ha favorito l'ascesa del loro leader. All'epoca, Hans Bernd Gisevius è un giovane avvocato. Più tardi farà parte di un complotto organizzato dall'interno del regime per assassinare il Führer. Senza pensarci troppo, il partito nominò le SA come forza ausiliaria di polizia. Per 15 mesi Hitler li ha lasciati fare. Si sentivano i padroni della situazione. Ben presto hanno cominciato a pattugliare le strade in cerca dei nemici di Stato, mentre i poliziotti restavano nei commissariati. Le SA controllano le strade della Germania con la benedizione del cancelliere. I paramilitari adottano una politica di tolleranza zero. La regola è chiara. La parola delle SA, anche il più lieve sussurro, è legge. Si rischia l'arresto persino se non li si saluta in modo corretto. Il messaggio è semplice. Nella nuova Germania l'opposizione è inutile. Il metodo è brutale, ma efficace. Questo atteggiamento getta le basi per gli eventi futuri. Hitler ha già il controllo della stampa. I giornali fomentano la paura, pubblicando di continuo storie spaventose su presunti complotti e sulla minaccia marxista. Le SA ne approfittano per prendere di mira qualsiasi organizzazione. Per me quella fu un'esperienza molto, molto significativa. Noi bambini eravamo tutti nella casa dei giovani Falconi. Era così che ci chiamavano, i Falconi socialisti. Un pomeriggio, mentre giocavamo, siamo stati assaliti dalle SA e dalla gioventù hitleriana. Eravamo solo dei bambini, ma ci hanno braccato dappertutto, mentre i responsabili adulti sono stati picchiati. È stato un pestaggio brutale. A meno di 4 settimane dall'ascesa di Hitler al potere, il Reichstag, il Parlamento tedesco, simbolo della democrazia, va a fuoco. Hitler punta il dito sui comunisti, definendoli una piaga mortale e sostenendo che Dio ha ordinato di schiacciarli usando il pugno di ferro. Il sospetto è che in realtà, dietro l'incendio, ci siano proprio le SA, che avrebbero agito su ordine del leader nazista. Quel che è certo è che il cancelliere sfrutta al meglio l'emozione provocata dall'evento. Ora ha la scusa per reclamare lo stato di emergenza, dichiarato il giorno seguente dal presidente tedesco Paul von Hindenburg. I diritti civili sono sospesi. I tedeschi hanno perso la loro ultima difesa. Nel giro di poche settimane sono state gettate le basi per la nascita della Gestapo. Ora chiunque, in qualsiasi momento, può essere arrestato e trattenuto a piacimento. Le SA hanno giocato un ruolo cruciale, ma sono uno strumento inadeguato per i piani di Hitler. Il cancelliere ha bisogno di qualcosa di molto più sofisticato. Riuscirà a crearlo nei mesi successivi. Nel 1933 la Germania ha mandato al potere Hitler con il suo partito nazista e gli ha consentito di revocare tutti i diritti civili. Il leader sta lavorando alla costruzione del Terzo Reich. Nel frattempo le SA, la polizia ausiliaria, controllano le strade. Gli arresti sono così numerosi che nelle carceri non si trova più posto.
All'epoca furono creati i famigerati bunker, le terribili prigioni private delle SA. Si arrogavano il diritto di prelevare le persone in qualunque momento. La violenza esercitata sulle nostre città era inaudita. Si tratta dei cosiddetti Wilde Lager. A Oranienburg, per esempio, viene riadattata una birreria in disuso. I film di propaganda li dipingono come dei regolari centri di rieducazione con tanto di ginnastica mattutina. La realtà è molto diversa. I 900 prigionieri ammassati all'interno sono in balia delle SA, che li torturano e li uccidono come vogliono. È toccato a tutti, al Fronte Rosso, ai socialdemocratici, a chiunque non fosse nazista e agli ebrei. Le SA sono impegnate da tempo in una campagna antisemita. Il ministro della propaganda di Hitler, Josef Goebbels, la legittima con l'annuncio di misure contro tutte le imprese gestite da ebrei. Heute Morgen um 3 Uhr hat der Boykott begonnen. Wird bis die Mitternachtstunde fortgesetzt. Versieht sich. Einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Mannesdurcht. Le SA non aspettano altro. Il loro comportamento peggiora sempre di più e sono proprio gli ebrei a pagarne le conseguenze. La violenza è tale da scioccare persino i sostenitori del partito nazista. All'estero l'indignazione è unanime. Ormai le SA hanno svolto il loro compito e Hitler le richiama all'ordine. La polizia riprende il controllo delle strade. E il leader nazista coltiva maggiori ambizioni. Le camicie brune si sono rivelate utili nel reprimere i suoi oppositori, ma Hitler ne conosce bene la rozza autoindulgenza, la corruzione dei suoi capi e la mancanza di disciplina. Non è questa l'immagine che intende proiettare all'esterno. Il cancelliere ha in mente un organismo in grado di seminare il terrore proprio come l'SA, ma molto più sofisticato. Una polizia segreta al servizio del Führer, del partito e del Reich. La battezza Geheime Stadtpolizei, polizia segreta di Stato, ma passerà alla storia con la sua abbreviazione. Una parola che diventerà sinonimo di paura. Gestapo. Naturalmente il cancelliere dispone già di forze di sicurezza, ma la Gestapo è qualcosa di diverso. Doveva essere segreta, ma tutti dovevano conoscerla. L'organizzazione ha sede a Berlino, in Prinz Albert Strasse. All'inizio la sua giurisdizione copre solo la grande provincia orientale della Prussia. Conta appena 200 funzionari, tutti molto istruiti e ambiziosi. Ambiziosi come Hermann Göring, il gerarca nazista a cui Hitler affida il comando della nuova polizia segreta. Göring custodiva gelosamente il suo controllo sulle forze di polizia tedesche. La Gestapo era la sua prediletta. Sapeva bene che era fondamentale per mantenere il potere. Il Führer adorava leggere i suoi rapporti segreti dai toni piccanti e drammatici. Il compito di Göring è semplice: stanare gli oppositori ovunque si nascondano. Ma i nemici del regime, i comunisti, i socialdemocratici e i sindacati, sono da tempo in clandestinità. Per snidarli serve una forza di polizia abile e ben addestrata. Il gerarca fa capire agli uomini della nuova organizzazione che il loro compito non è quello di combattere la criminalità. Ben presto Göring deve guardarsi le spalle. Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, due astri in ascesa nel partito, hanno delle mire sulla nuova organizzazione. Himmler è al fianco di Hitler sin dagli esordi di Monaco, la capitale della Baviera, dove il movimento ha visto la luce un decennio prima. Allora guidava la SS, la guardia personale di Hitler. Sotto il suo comando l'unità è cresciuta, fino a controllare la polizia bavarese. Il suo interesse nei confronti di un'organizzazione come la Gestapo è comprensibile, così come quello di un altro giovane e ambizioso leader della SS, il capace Reinhard Heydrich.
Heydrich era il fulcro invisibile del regime nazista. L'intera nazione dipendeva dalla sua forte personalità. Si trattava del vero e proprio burattinaio del Terzo Reich. Himmler e Heydrich reclutano un terzo membro per la loro squadra. Un professionista addestrato di cui si fidano ciecamente. Heinrich Müller, poliziotto di grande esperienza e dedizione, avrà un ruolo determinante nel futuro della Gestapo. La carriera di Müller iniziò nella polizia politica di Monaco. Si fece subito notare per l'abilità con cui sorvegliava i comunisti. Per molti versi era tagliato per quel mestiere. Era ambizioso, privo di scrupoli, obbediente e un gran lavoratore. Anche se non era entrato nel partito prima del 1933, Heydrich e Himmler sapevano bene che la sua esperienza ne faceva un elemento prezioso. Müller è diverso dai suoi capi. Preferisce concentrarsi solo sul suo lavoro, rifuggendo le lusinghe e le insidie del potere. Sostenere una qualsiasi conversazione con lui era praticamente impossibile. Si limitava a porre con freddezza delle domande. Il suo sembrava quasi un interrogatorio. Una volta mi ha detto: bisognerebbe infilare tutti gli intellettuali in una miniera e poi farla saltare in aria. Mentre a Berlino la Gestapo muove i primi passi, i tre capi della SS stanno già lavorando a un piano che imprimerà una svolta decisiva alla politica del regime. Basandosi sul concetto di bunker, progettano un nuovo campo nei pressi di Monaco, nel sobborgo di Dachau. Qui l'SS concentreranno tutti quelli additati come nemici della nazione. Nell'estate del 1933 il piano è scattato. In vari campi sparsi in tutta la Germania vengono internate 26.000 persone. Parecchie migliaia finiscono a Dachau. Anna Pröll è membro della Resistenza. Nel 1933 molti dei suoi amici vengono arrestati per ragioni politiche e deportati nel campo. Il comunista Leonhard Hausmann si trovava nella casa dei lavoratori. Gli raccontai dei poster sulle bacheche, che Hitler era diventato il cancelliere del Reich. Raccolse l'essenziale e se ne andò. Non scappò, si limitò a lasciare l'ufficio. Quando lo arrestarono, eravamo nel marzo del 1933. Lo trasferirono a Dachau, dove fu fucilato il 17 maggio. All'esterno, Dachau viene spacciato per un campo di rieducazione, ma ben presto la verità viene a galla. Venimmo a sapere che Dachau non era un campo di rieducazione come ci avevano sempre detto. Ci finivi senza alcun processo e non sapevi quanto tempo ci saresti rimasto o persino se ne saresti mai uscito vivo. Sapevamo di persone torturate e picchiate. Qualcuno ci era anche morto. I prigionieri nei campi di concentramento sono trattenuti in base all'istituto della cosiddetta custodia protettiva. Custodia protettiva significava che alle 3 del mattino la Gestapo veniva a bussare alla tua porta e ti portava via. Non potevi nemmeno salutare i tuoi cari o prendere con te degli oggetti personali. Finivi in un campo di concentramento dove venivi subito processato. Era disumano. Anch'io sono finito sotto custodia protettiva. In realtà era l'esatto contrario, vale a dire che era la società ad essere protetta da noi. Non avevano bisogno di alcuna prova, potevano mandarti in un campo di concentramento in qualsiasi momento. Non avevano bisogno di dimostrare la tua colpevolezza.
Con i campi di concentramento, il triumvirato della SS ha creato la soluzione perfetta per disfarsi dei dissidenti. Intanto a Berlino la Gestapo mette a punto una macchina di spietata efficienza allo scopo di individuarli. Avidi di potere, Himmler e Heydrich non vedono l'ora di controllare anche la polizia segreta. Le relazioni tra i collaboratori di Hitler si riducono a una continua lotta per il potere in un contesto di eterna precarietà. Per controllare i suoi gerarchi, Hitler ne alimenta le rivalità. Riserva le sue preferenze ora all'uno, ora all'altro, fomentandone le insicurezze. Il risultato è la paranoia e la paura delle cospirazioni. Himmler inizia la sua scalata per arrivare ai vertici della Gestapo. Ha già assunto il controllo di diversi servizi regionali di polizia politica. Inoltre, la SD, un dipartimento della SS impegnato a snidare i traditori presenti nel partito, è sempre più potente e attiva. La comanda Heydrich. All'inizio del 1934 Himmler prende un treno per Berlino accompagnato da Heydrich e Müller. Impressionato dalle sue capacità e dai risultati dei campi di concentramento, Hitler abbandona Göring e concede la sua preferenza al caro Heydrich. Anche il Führer è d'accordo a unificare tutti i servizi di polizia in un unico organismo controllato dalla Gestapo. Su ordine di Hitler, il comando passa ufficialmente da Göring a Himmler. La Gestapo si trasferisce a Berlino e Heydrich ne diventa il capo. A suo fianco, in qualità di vice, l'efficiente Müller. Göring non resta a mani vuote. Dopo qualche mese gli sarà affidata la nuova aviazione militare. Da questo momento l'intera azione di polizia politica viene controllata dalla capitale. Tecnicamente la Gestapo rimane un'organizzazione regionale. In realtà controlla tutti i servizi di polizia segreta locali del paese. La struttura dei servizi di sicurezza, piuttosto complessa, è sempre in divenire. Le SS, al comando di Himmler, mantengono un ruolo di supervisione. Sono responsabili di numerosi dipartimenti, tra cui l'amministrazione, gli uffici finanziari, lo spionaggio, l'attività di polizia criminale e la SD. La Gestapo passa nelle capaci mani di Müller. È perfetto per questo ruolo. Il suo zelo è pari solo alla sua ossessione per l'efficienza. Ben presto le cose vanno come dice lui. Il compito della polizia segreta è chiaro. Bisogna ripulire la Germania da tutte le impurità sociali, razziali e culturali. Se i suoi metodi entrano in conflitto con la legge vigente, è la Gestapo ad avere la precedenza. La trafila è rigorosa. Gli agenti fotografano il prigioniero, gli prendono le impronte digitali e compilano una scheda su cui sono riportati gli estremi, il crimine commesso, i dettagli dell'interrogatorio e i provvedimenti adottati nei suoi confronti. In queste schede risiede il potere della Gestapo. Guardi, in questa scatola c'è un indice e lei deve essere proprio qui, sotto la L. Mettiamoci sul tavolo e vediamo se troviamo la sua scheda. Negli archivi di Vienna ci sono ancora 50.000 dossier con i particolari di comunisti, sindacalisti, teologi e uomini di chiesa, tutti i potenziali membri dell'opposizione. Tra questi c'è anche Hans Landauer. Ecco la sua scheda. Qui c'è tutto. Nome, stato civile, data di nascita, descrizione. Alto 1,80 m, pallido, magro. E qui, vede, questi numeri fanno riferimento ad altri documenti che la Gestapo aveva su di lei. Qui c'è il suo file personale, dove sono conservati tutti i documenti e l'elenco delle imputazioni. Le cartelle assomigliano a quelle di qualsiasi altro apparato burocratico. Il linguaggio è formale e ci sono scatole per ogni tipo di informazione. È come se l'apparenza ufficiale della documentazione legittimasse le azioni che vi sono state registrate. Per loro eravamo un libro aperto. Potevano fare di noi ciò che volevano. Non c'era giustizia o legge che tenesse. Era un'organizzazione
che non rendeva conto a nessuno. I nuovi capi della sicurezza appaiono spesso in pubblico, ad eccezione di Müller, che continua a mantenere un basso profilo. Danno l'impressione di essere tranquilli, ma non hanno risolto tutti i problemi. C'è qualcosa che minaccia le loro ambizioni. Anche se non imperversano più per le strade, le SA non sono sparite. Lo stesso vale per il loro leader, Ernst Röhm. Era un combattente nazista della vecchia generazione. Aveva contribuito in maniera determinante alla presa del potere. Ma dopo il partito ha cominciato a chiedersi cosa bisognava fare delle SA. Dopo le loro prime feroci scorribande, Hitler tiene a freno le SA. Ma Röhm è deciso a completare la sua rivoluzione tedesca. È convinto che il partito nazista debba tutto il proprio successo alle sue SA e come ricompensa ritiene di meritare il potere sull'esercito e la polizia. Das ist mit das Verdienst jetzt einzeln bricht der einfachen SA meines ist. Wenn heute ein anderes Deutschland Welt gegenübersteht. La situazione è complicata dal fatto che Röhm è uno dei pochissimi a essere legato al Führer da vincoli familiari. È il suo capo del personale. In pubblico Hitler ne sostiene le rivendicazioni. Eine große Zeit ist angebrochen. Und wir sind nur ihre lebenden Zeugen, sondern ihre Gestalter. Röhm era convinto di poter trasformare le sue squadracce indisciplinate nei quadri del futuro esercito. La sua idea era semplice. Prima riusciva a sfruttare lo slancio successivo alla presa del potere, ignorando la giungla delle leggi e i pantani della politica estera, prima poteva trasformare la sua armata rivoluzionaria nell'esercito della futura Germania. Röhm sta diventando un problema. Hitler, utilizzando la tecnica collaudata del divide et impera, spinge gli altri gerarchi ad allontanarsi dal capo delle SA. L'immagine di bulli da birreria delle SA non era più tollerata. All'epoca rappresentavano gli elementi più estremisti, fanatici e violenti del movimento nazista. Può darsi che il tentativo di Röhm di costruire una milizia privata rappresentasse una minaccia per lo Stato, ma questo era soltanto un pretesto. Hitler trovò nell'ambizioso Himmler e nell'ancora più ambizioso Heydrich due scrupolosi esecutori. Entrambi colsero l'opportunità di rafforzare il loro potere. Il 27 giugno 1934, nel corso di un incontro segreto in Prinz Albert Strasse, Heydrich rivela che, secondo l'intelligence, Röhm sta preparando un colpo di Stato. È una menzogna studiata ad arte. Lo stesso Heydrich e Müller coordinano una cosiddetta controoperazione dalla sede della Gestapo. Viene stilata una lista degli elementi da eliminare, firmata dallo stesso Hitler. Dopo pochi giorni, i cinegiornali annunciano il successo dell'operazione. 90 oppositori interni, tra cui lo stesso Röhm, sono stati liquidati in quella che passerà alla storia come la notte dei lunghi coltelli. La polizia sfila trionfalmente davanti agli uffici del Führer. Vorbeimarsch einer Abteilung der Landespolizeigruppe General Göring an der Reichskanzlei am Tage der Aburteilung der Hochverräter. Le SA sono state distrutte. Ora che la minaccia è neutralizzata, i servizi segreti di Hitler sono assoluti padroni del campo. La Gestapo continua la sua marcia inarrestabile. Niente e nessuno ormai può fermarla. Hitler, Himmler e Heydrich ora hanno il completo controllo della sicurezza del paese. La polizia politica, agli ordini della Gestapo, continua a eliminare tutti i dissidenti. Sotto la direzione di Müller, che ha studiato con attenzione la famigerata polizia segreta sovietica, l'organizzazione perfeziona i metodi che la renderanno tristemente famosa. Scopo della Gestapo è spargere il terrore. Johann Schwert,
fa parte di ciò che resta dell'opposizione interna, che stampa e distribuisce volantini e raccoglie fondi per la guerra civile spagnola. Avevo appena messo piede nell'appartamento quando sono apparsi due uomini armati. Mi hanno trasferito direttamente in prigione, la prigione della polizia. Sapevano parecchie cose su di me, perché avevano già interrogato varie persone. A quel punto hanno iniziato a colpirmi sul volto. Nella prima ora mi hanno pestato. È terribile non sapere cosa ti potrà succedere quando ti tirano fuori dalla tua cella. Quando sono stato arrestato, indossavo un maglione pesante. Lo tenevo sempre addosso come protezione, perché sapevo che ogni volta che mi portavano di sotto, mi avrebbero picchiato. È andata avanti per parecchio, notte e giorno, in continuazione. Schwert sarà trasferito in 14 prigioni diverse prima di essere rilasciato 10 anni dopo, nel 1945. 5 di quegli anni li passa in un continuo isolamento, interrotto soltanto dagli interrogatori. Eppure è stato uno dei più fortunati. Sono poche le vittime della Gestapo rimaste in vita. Intanto la propaganda dipinge i suoi agenti come angeli custodi al servizio della popolazione. I poster ritraggono i poliziotti come amici e aiutanti che proteggono la società dalle forze oscure che la minacciano. Appaiono persino nei giochi dei bambini. Fa tutto parte della strategia predisposta con cura da Müller, studiata per trasmettere all'opinione pubblica una precisa immagine della polizia segreta. E l'immagine è quella di un corpo onnipotente, capace di colpire i suoi nemici in ogni istante. Il suono rapido e anonimo degli agenti che bussano alla porta trasmette l'illusione di un controllo totale. Müller alimenta la credenza che la Gestapo sia ovunque. La propaganda fa anche pubblicare sui giornali storie tese a insinuare la paura tra i potenziali oppositori. Ogni giorno si legge di arresti a getto continuo. Non sono altro che lunghi spot pubblicitari sulla potenza della polizia. Parlavamo di come la Gestapo controllasse la popolazione e facesse in modo che nessuno osasse criticare il regime. La grande forza della Gestapo era la pubblicità, o per meglio dire la propaganda, il velo di mistero che la circondava. Si diceva che fosse ovunque. Questo faceva sì che ogni tedesco che si azzardava a esprimere una critica, anche molto moderata, al regime, si guardasse in continuazione le spalle. Veniva chiamato lo sguardo tedesco, di Deutsche Blick. La Gestapo è molto meno onnisciente di quanto faccia credere la sua meticolosa immagine pubblica. Eppure la mole di informazioni raccolte è enorme in rapporto all'esiguo numero di funzionari in servizio. Com'è possibile? La risposta risiede in questi schedari. Conservati con cura, custodiscono milioni di dossier carichi di notizie personali. Molte sono fornite da informatori. È il popolo tedesco che sbriga la maggior parte del lavoro della Gestapo. Ai funzionari tocca soprattutto analizzare i dati in arrivo e collegarli tra loro. Gli ho chiesto cosa è successo. Era un sarto di circa 50 anni. Mi ha risposto: mia figlia ha denunciato me e mia moglie. Voleva sposare un uomo dell'SS e i genitori si opponevano. Allora li ha fatti arrestare dalla Gestapo. Le motivazioni sono le più svariate. Molti erano contenti di poter denunciare i loro vicini di casa che criticavano il regime. Alcuni sono sinceramente convinti che il futuro della Germania sia più importante dei singoli individui. Altri sono spinti dall'invidia o dal desiderio di vendetta. Altri ancora diventano delatori per salvare le proprie famiglie. Un semplice sospetto ti può far finire nei campi di concentramento. La parola di un funzionario è più che sufficiente.
Ben presto tutti sanno che per la polizia segreta la pietà è una forma di debolezza. E la debolezza può nuocere alla causa del regime. Essere arrestati era terribile. Significava morte certa. Si sentiva dire di continuo: Tizio è sparito. Ufficialmente non era permesso parlare di certe cose, ma tra di noi lo facevamo e sapevamo cosa significava. Avevamo la terribile sensazione di essere indifesi e umiliati. Che crudeltà! Come si può essere così idioti da arrivare a torturare un altro essere umano? Era una minaccia, la personificazione perfetta del regime. In effetti, era il braccio armato dei nazisti. La reputazione della Gestapo ormai è consolidata e la maggior parte degli oppositori è stata spazzata via. Sul finire degli anni 30, la Gestapo ha ripulito la Germania da ogni resistenza apparente. Per i suoi leader è arrivato il momento in cui l'organizzazione potrà compiere il proprio destino, forgiando il futuro millenario del Reich. Heydrich definisce il suo nuovo ruolo. La polizia dello Stato Nazionalsocialista si occuperà prima di tutto di ricostruire da zero la comunità del popolo, in linea coi precetti della leadership. L'ideale nazista è la Volksgemeinschaft, la comunità del popolo. Una comunità basata su eguaglianza, unità e armonia sociale, ma solo per chi ha il diritto di farne parte. La selezione è rigorosa. Il compito della polizia segreta è di stilare le liste di quelli che, per le loro azioni, sono ritenuti non idonei. I crimini che determinano la proscrizione sono tra i più svariati. Non tocca alla Gestapo rastrellare tutti quelli che fanno parte delle liste. Il compito viene delegato alle polizie locali. Gli ebrei sono uno dei gruppi presi di mira. Ben presto la discriminazione diventa legge. Il 15 settembre 1935 sono annunciate le leggi di Norimberga. La discriminazione contro gli ebrei ha una consacrazione ufficiale, le leggi razziali. Ma è già un dato di fatto. Non era permesso mischiarsi agli ebrei. Ho persino visto qualcuno portare per strada una donna che aveva avuto un ragazzo ebreo. Portava un cartello su cui c'era scritto: sono una cagna, vado con gli ebrei. Una nuova forma di pseudoscienza si insinua nella vita dei tedeschi. Io ero una cosiddetta mezzosangue di primo grado, una categoria che Hitler detestava. Le leggi di Norimberga stabilivano che non potevo sposare un cosiddetto ariano, ma soltanto un altro mezzosangue. Questo perché i nostri futuri bambini sarebbero stati afflitti da cretinismo e potevano essere subito eliminati. Questo era quello che dicevano. L'insegnante, lo ricorderò per tutta la vita, disse una cosa del tipo: in questo anno scolastico esamineremo lo studio delle razze. E vi dico subito che i Lowenberg appartengono a una razza inferiore. E io me ne tornai a casa, piangendo come un disperato. I leader nazisti non si curano granché dell'effetto delle leggi sui bambini. Sono più preoccupati a rafforzare il loro potere. Ora Hitler ha così tanta stima di Himmler che lo nomina capo di tutta la polizia. Questo significa che ora tutto l'apparato di pubblica sicurezza
diventa un braccio della Gestapo e non il contrario. La sua stretta è sempre più soffocante. La polizia segreta è così efficace nel controllo del paese che alla fine degli anni 30 allarga ulteriormente la sua influenza. Hitler è pronto ad affidargli un nuovo ruolo. Il suo obiettivo è di allargare i confini del Terzo Reich e qualcuno dovrà pacificare le nuove conquiste. Il Führer affida alla Gestapo il compito di eliminare la resistenza anche all'estero. Heydrich predispone un piano. I suoi funzionari accompagneranno l'esercito, la Wehrmacht, nelle sue prime puntate oltre il confine, nei paesi confinanti che intrattengono buone relazioni con la Germania. Müller ordina ai suoi agenti più fidati di stilare le liste segrete dei potenziali oppositori. Saranno arrestati e deportati non appena l'esercito interverrà. La prima ad essere annessa è l'Austria. È il marzo del 1938. Mentre a migliaia festeggiano, la Gestapo lavora a pieno ritmo. So solo che la prima notte arrestarono tutti gli esponenti della sinistra che avevano ricoperto cariche pubbliche tra il 34 e il 38, comunisti, socialdemocratici e liberali. Pochi mesi dopo l'esercito marcia nella regione dei Sudeti, una zona della Cecoslovacchia di lingua tedesca, senza incontrare resistenze. È considerata territorio tedesco proprio come l'Austria. La sua annessione è incruente. Ma anche qui la Gestapo ha pronte le sue liste. Poi è la volta di Praga. Sottomessa alla regione dei Sudeti, la capitale diventa una facile preda. Hitler ha esteso il Reich quasi senza colpo ferire. Mentre nei territori occupati la Gestapo provvede a liquidare ogni possibile resistenza, la popolarità del leader nazista è alle stelle. È difficile immaginare che si fermerà qui. La macchina della propaganda inizia a parlare di guerra in Europa. Intanto, nel quartier generale della polizia segreta, i piani sono già pronti. Heydrich e un piccolo gruppo di funzionari fidati stanno mettendo a punto l'operazione Tannenberg. È un piano spietato e brutale, inteso a trarre in inganno sia il popolo tedesco, sia il resto del mondo. Alla polizia segreta è stato affidato il compito di precipitare l'Europa, e in definitiva il mondo, nella guerra. Il suo potere è immenso. All'inizio della guerra, la Gestapo è al centro di un enorme apparato del terrore che si dirama in tutti i centri vitali della società tedesca. Ha spazzato via la sinistra e sta lavorando per realizzare la visione di una comunità del popolo germanico da cui dovranno essere sradicati tutti gli elementi alieni. Alla vigilia della guerra, esercita un controllo totale sulla società. Il momento è storico. Müller e la sua Gestapo stanno per aggiungere milioni di nomi alle loro liste di vite distrutte. E sono più che pronti alle sfide che li attendono.